è in collaborazione con Patti del canale Patti Casa. È anche un canale dove prepara ricette semplici e veloci e spiegate in un modo molto chiaro. Andremo a preparare oggi la torta di mele in due versioni diverse. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti che ci servono. Poi andremo a vedere il suo canale Patti Casa per vedere qual è l'altra versione che lei ci propone. Vi lascio giù in descrizione il link del suo canale. Andiamo a preparare gli ingredienti, che sono 150 g di farina 00, 100 g di zucchero, 130 g di burro fatto ammorbidire a temperatura ambiente, 250 ml di latte, 2 uova, 3 mele, una bustina di lievito, un po' di scorza di limone, un po' di sale, un pizzico di sale, così da non dimenticarlo, e delle gocce di cioccolato. Andiamo ad usare un'impastatrice o le fruste elettriche, dove andiamo ad inserire il burro ammorbidito. Dopo il burro metteremo le uova e lo zucchero. Aggiungiamo la scorza di limone. Andiamo adesso a sbucciare le mele e le prepareremo a fettine in un piatto. Questo spessore dovrebbe andare bene. Questa è la torta preferita di mio marito. In questo momento stiamo avvicinando un momento di festeggiare e si addice perfettamente. Oggi gli farò una bella sorpresa. Dopo tanti impegni, finalmente tra qualche giorno festeggeremo. Adesso vado a cospargere le mele, nel frattempo preparo l'impasto.
con un po' di succo di limone per evitare che si anneriscano e poi mi piace che si senta un po' di aroma. Prendiamo l'impasto, andiamo ad inserire le gocce di cioccolato. Andiamo a preparare adesso la tortiera imburrata e infarinata. Un po' di acrobazia e forse ci siamo. Andiamo a prendere l'impasto e andiamo a versarlo nella tortiera. Adesso andiamo a inserire le mele. Cerchiamo di sprofondarle un po' così da inserirsi nell'impasto. Iniziamo dalle fette più grandi che metteremo nella circonferenza esterna. Dose alla fine ho usato soltanto 2 mele e mezzo. Adesso sopra andiamo a cospargere un po' di zucchero. Andiamo adesso ad accendere il forno per riscaldarlo a 180 gradi. Adesso andiamo a infornare in forno preriscaldato per 35-40 minuti. Poi faremo sempre la prova dello stuzzicadenti. Torta che adesso andiamo a sformare. Con questa stampa cerniera, dato che la ricetta, il composto è molto liquido, potrebbe far uscire un po' di liquidi che possono colare nel fondo del forno. Io infatti sono andata a mettere un foglio alla base del forno in modo che le gocce che colavano venivano raccolte sulla carta forno. Che ve ne sembra? Adesso andiamo a tagliare.
ci vediamo al prossimo. Ciao!